Ajit Popat, amorevolmente chiamato Puppet da Swami, è un appassionato devoto di lunga data che venne per la prima volta da Swami nel 1983. Egli fu determinante nel portare oltre 7.000 giovani dal Regno Unito a Puttaparthi, arrivando alcune volte persino con voli charter. Sotto le direttive di Swami, Sri Popat ha lavorato ampiamente nel settore della salute e del benessere rurale e Swami lo ha ispirato ad avviare la Heart Valve Bank, atta a provvedere alle esigenze delle valvole cardiache negli ospedali di Swami. Sri Popat gestisce anche un ospedale specializzato nella cura dei tumori e un ospedale generale a Puttaparthi, in Andhra Pradesh, nei quali sono stati curati e serviti ad oggi più di 120.000 pazienti. Per quasi 14 anni, i devoti e i giovani sai sono stati condotti da Sri Popat a Puttaparthi e sono stati benedetti da Swami, potendo così partecipare al programma annuale Grama Seva con gli studenti di Swami. Sri Popat ha avuto anche l'insolita e unica benedizione di poter viaggiare con Swami a Kodaikanal molte volte. Satish Naik. Cari fratelli e sorelle, Jai Sai Ram, io mando questa email a tutti i devoti, in particolare quelli che sono caduti nella trappola del dramma di Muddenalli. La verità è che Madhusudana Edu è un'anima fuorviata e truffa tutti i devoti nell'amore di Sai. Lui in realtà non sa quello che fa ed è entrato in questa cosa e ora non sa come uscire dal caos che i suoi anziani stolti attorno a lui hanno creato per loro beneficio. Sono sicuro che un giorno finirà in carcere o in una casa per cure mentali e confesserà che tutto ciò che ha fatto o fatto fare è stata una frode completa. Questo può accadere diverse volte. Mi dispiace davvero per lui perché è un idiota, ha completamente perso il suo potere di ragionamento. Non sarò sorpreso se un giorno sparirà o egli stesso si nasconderà per puro senso di colpa. Per favore, pubblicate le mie testimonianze a tutti e le invierò anche a tutti i fiduciari membri dello Sri Sathya Sai Central Trust e a tutti i responsabili dell'organizzazione Sathya Sai di tutto il mondo. Sarebbe un grande favore personale che fate a me. Un tale tradimento non è mai accaduto in nessun luogo, nella storia del mondo e nella vita di nessun maestro spirituale. È sconvolgente sapere che devoti molto vicini a Bhagavan, l'avatara del Kali Yuga, stanno perpetrando questa frode nei confronti della missione di Sai. Madhusudana Edu sta dando un esempio molto sbagliato e pericoloso e anche se è stato un alunno dell'Università Sathya Sai, merita di essere condannato. Gli studenti di tutti i campus dell'Università Sathya Sai dovrebbero essere diversi nelle loro azioni e non cadere in questa trappola che appare molto attraente dall'esterno. Swami deve sentirsi molto ferito sapendo che i suoi cari studenti possano essere anche solo lontanamente collegati a una qualsiasi cosa che possa danneggiare la missione di Sai. Segnate le mie parole, poiché questa trama sarà esposta molto prima di quanto chiunque possa prevedere. Ricordate infine che non si può ingannare tutti in ogni momento. Non è mai accaduto e l'avatara Sri Sathya Sai, per amore e misericordia, non permetterà che questa cosa vada avanti a lungo. Sicuramente Swami sa come proteggere la sua missione, per la quale è sceso su questa terra, a costruirla con così tanta passione e a guidarci per 7 lunghi decenni. Il signor Narasimha Murthy aveva fatto visita a Londra ed era addirittura venuto a casa mia
Kutir. In realtà tutti noi credevamo nelle sue parole che fosse collegato a Bhagavan. Era il momento in cui eravamo completamente persi a causa della partenza fisica di Bhagavan. A quel tempo non ci aveva ancora presentato il suo co-cospiratore complice Madhusudana Idu sul palcoscenico. Siccome credevamo che egli era associato a Bhagavan, credemmo alle sue parole e in seguito donai persino 46 lakh di rupie alle attività di Narasimha Murthy, credendo ciecamente che le sue parole fossero ispirate da Bhagavan, perché citava sempre Swami, il cui comando è il respiro della nostra vita. Dal momento in cui realizzai che si era rivelato un grosso e costoso abbaglio, iniziai a pregare chiedendo il perdono di Bhagavan. Persino ora mi sento in colpa di aver dato via 46 lakh di rupie, che erano i soldi per Bhagavan destinati al trust di Bhagavan. Mi fa male che questi soldi abbiano raggiunto alcuni impostori per i quali mi sentirò in colpa per il resto della mia vita. Compagni devoti, vi chiedo di non cadere in questa trappola. Ero solito dire ai miei ragazzi che mi accompagnavano dal Regno Unito per partecipare al programma di Grama Seva e ai giovani sai che sono venuti con me centinaia di volte che il signor Narasimha doveva essere preso ad esempio, poiché ha dedicato la sua vita alla missione di sai. Ora dico che mi sono sbagliato e ho pietà del suo cattivo karma che ha fatto prendere una strada sbagliata. La fraternità sai che lo cita come un esempio, ora dirà per la vergogna, state attenti, non rovinate la grande fortuna che avete avuto di conoscere il Maestro Divino, altrimenti finirete come Narasimha Murthy. Sarebbe lo spreco di una vita meravigliosa regalata da Dio stesso. Per favore, mettete queste mie parole su internet, condividete su Facebook e su tutti i siti di Sai, affinché tutti possano leggere questa mia testimonianza e chiedete loro di rimanere lontani da quest'uomo, poiché è completamente pazzo. Sono stato ispirato a esprimere le mie opinioni ascoltando la mia voce interiore che non dice mai bugie. Mi scuso per gli errori di battitura mentre sto inviando questo mio scritto dal mio telefono. Amore e cordiali saluti, Puppet. Questa lettera è stata pubblicata sul sito www.thetruesai.weebly.com. Troverete il link sottostante questo video nella sezione descrizione. Alcuni devoti hanno testimoniato che questo gruppo ha creato una rete di complici che lo supporta, pur sapendo che si tratta di una truffa. Ma essi continuano imperterriti solo per potere di ego e per soldi. Essi tentano di frodare le persone e diventano così complici di questo inganno. In India queste persone sono già state denunciate alle autorità. Alcuni devoti li hanno ascoltati mentre parlavano di come truffare meglio i devoti e discutere su quanti soldi dare e a chi. Per Ringraziamo di cuore Shri Ajit Popat e alcuni devoti, perché hanno avuto il coraggio e l'umiltà di parlare e denunciare ciò che hanno sperimentato personalmente. E lo hanno fatto consapevoli che questo atto servirà a proteggere sia la missione che il lavoro e tutto l'insegnamento di Swami e aiutare coloro che sono ancora intrappolati in questa assurda vicenda e motivare a parlare i devoti che conoscono la verità, ma temono di parlare per la paura del giudizio. Possano le benedizioni e la luce di Swami aiutarci a rimanere fedeli e camminare il suo vero sentiero.
Jai Sai Ram. புடமி தள்ளி என்றோ புலகரிஞ்சு சத்ய தர்ம பிரேம நித்யமை உண்டின உடமி தள்ளி என்றோ புலகரிஞ்சு விஸ்வசாந்தி நிச்சு విశ్వశాంతినిచ్చు వివిధ సౌఖ్యము హెచ్చు వినుడు భారతీయ వీరసుతుడ వినుడు వినుడు భారతీయ వీరసుతుడ సత్య ధర్మ ప్రేమ నిత్యమైయుండిన పుడమి తల్లి ఎంతో పులకరించు సత్య ధర్మ ప్రేమ నిత్యమై ఉడమి తల్లి ఎంతో పురకరించు విశ్వశాంతినిచ్చు విశ్వశాంతినిచ్చు వివిధ సౌఖ్యము హెచ్చు వినుడు భారతీయ వీరసుతుడు